Benvenuti e ben ritrovati con le pillole di dizione fonetica di Corsi Bologna con Cristiana Raggi. Bene, oggi che cosa andremo a vedere? L'abbiamo un po' accennato nel video precedente, quello dedicato alla R, e quindi oggi vedremo insieme la M e la N. Abbiamo già visto che la M è una consonante M che richiede l'ausilio delle labbra per essere pronunciata, mentre la N, n richiede l'ausilio della lingua e degli alveoli, della zona alveolare. Abbiamo già visto nei video precedenti la zona alveolare, quella subito dietro all'arcata dei denti superiore. Allora, proviamo a pronunciare la M. Per fare la M, prima dell'emissione, che cosa faccio? Le labbra sono unite, i denti sono leggermente separati. Provate a mettervi in postura per fare una M. Il velo palatino dietro è leggermente abbassato. Abbiamo già visto il velo palatino, è quando io devo sbadigliare, quella zona dietro a livello quasi della gola che si abbassa, quello è il velo palatino. Quindi io per emettere la M cosa faccio? Apro le labbra e faccio uscire il suono con m, con le corde vocali attivate, m. Invece adesso andiamo a vedere la N. La N fa parte, diciamo, delle stesse consonanti come categoria di appartenenza, che possono essere la D e la T, la Z, la S, la L, la R, sono un po' tutte lì, diciamo, nella stessa zona della bocca. Solo che la N, n, ha come caratteristica, quindi la postura è la stessa, la punta della lingua è sempre là dietro. La N ha come caratteristica il fatto che va a risuonare esattamente nel seno nasale, quindi n. Qual è la difficoltà normalmente legata a queste due consonanti? Il fatto che rimangano troppo nasali. Na. Noi per verificare questa cosa qui cosa facciamo? Mettiamo una vocale dopo, mettiamo sempre, come abbiamo già visto, la vocale A. E quindi facciamo ma oppure na. Se io contamino con la nasalità della consonante anche la vocale dopo, e cioè ma oppure na, normalmente è facile che io contamini anche le consonanti che vengono dopo e anche le vocali che vengono dopo, e quindi magari vado su una voce più nasale, cioè faccio una cosa del genere. Quindi il segreto sarebbe quello di far scendere la vocale che viene subito dopo la consonante, e cioè ma, oppure con la N, na. Provate quindi a separare l'emissione, se sentite di avere una voce nasale, l'emissione della consonante con quella della vocale. Se non riuscite a sentire questa cosa, vuol dire che avete bisogno di rivolgervi a qualcheduno che vi dica, qualche professionista, come dico sempre, che vi sappia dare quell'occhio esteriore che è necessario in una prima fase di lavoro. Molte volte, che cosa voglio dire? Voglio dire che molte volte quando si lavora per la prima volta su queste cose è difficile avere un occhio esterno e interiore che ti dica ok, la sto facendo bene, no, la sto facendo male. Per quello molte volte è molto utile o usare anche uno specchio, e nel caso in cui invece abbiamo bisogno di capire se il suono è corretto, servirsi di un professionista. Comunque, noi andiamo avanti, perché anche semplicemente sentendo il suono attraverso questi suggerimenti che vi stiamo dando, molte volte noi riusciamo a risolvere anche la questione da soli. Quindi
andiamo avanti e vediamo, separiamo il suono della consonante dal suono della vocale. M, A, M, A. Se ho necessità posso anche emettere la vocale A, ma, ma, e inserisco la consonante ogni tanto, in maniera tale che quando io dico la vocale da sola, A, normalmente, difficilmente vado in una nasalità. Quindi facciamo l'esercizio, ma, 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 alterniamo con l'altra consonante, na, 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 e alterniamo le due consonanti, ma, na, ma, na, ma, na. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo, il prossimo video riguarderà altre due consonanti molto interessanti, siamo quasi addirittura d'arrivo, e quindi vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima settimana. Un saluto da Cristiana Raggi per Corsi Bologna, e ricordatevi, a un certo punto qualcosa cambia.